Ora siamo ancora qui in questo 2023, tutti quanti noi, qui con la vostra life coach Chiara Grandin, con il suo solito caffè, di cui berrò un sorso perché si sta freddando, e con tutti voi che mi seguite da vicino o da distante, che siete miei clienti, che non vi ho mai visto prima, ma tutti qui con uno scopo. Quello di avere una conversazione ispirante. E oggi le novità quest'anno saranno tante, specialmente perché lavorerò sempre di più insieme ad Alessandro Saramin, che è mio marito, mio compagno nella vita, nel lavoro, in un sacco di cose della vita bellissime. E quest'anno abbiamo tante idee per voi. E tutte queste idee però vanno in una stessa direzione, quello di poter avere una vita più bella. Una vita più bella per noi è tante cose. È un'esperienza migliore dentro di noi della vita. È la capacità di scendere in campo della vita, no? E creare quello che davvero vogliamo. E a volte creare oltre il limite di quello che crediamo possibile. Tutti noi abbiamo un senso di ciò che è possibile per noi e ciò che invece è impossibile. E nel mio lavoro di coach, la maggior parte delle volte, quando inizio un percorso, quando affianco le persone, ci sono tante cose che le persone credono impossibili per loro. A volte queste cose impossibili sono cose che, viste da fuori, per me sono di una semplicità disarmante, eppure che sembrano impossibili quando noi sentiamo che ci sono delle difficoltà enormi perché quella cosa possa diventare possibile, o a volte sono impossibili perché non abbiamo la più pallida idea di come farle accadere. Ecco che gran parte del mio lavoro all'inizio sta soprattutto nel far avere un'esperienza migliore della vita alle persone, un'esperienza migliore a prescindere dalle circostanze, perché sapete, tante volte cerchiamo di cambiare l'esperienza interna della nostra vita cambiando l'esterno. Avete già esempi del fatto che questo non funziona? A volte coincide che ci sentiamo meglio quando cambiamo qualcosa all'esterno, ma perché? Perché nel cambiare quel qualcosa all'esterno, cambia qualcosa all'interno, cioè sta cam già cambiando qualcosa all'interno. E noi possiamo avere un'esperienza migliore della vita solo quando vediamo in maniera diversa, sempre e solo. E è una variazione sul tema di quando comprendiamo un pochino di più sulla natura del pensiero, di questi pensieri che noi abbiamo sempre nella nostra vita, che ci attraversano costantemente e a cui a volte l'unica cosa che dobbiamo imparare a fare è dare un'importanza diversa, non metterli tutti sulla stessa importanza e comprendere anche che la nostra esperienza, quindi le nostre emozioni, le nostre sentimenti, quello che noi sentiamo dentro, non è una cartina tornasole del com'è realmente lì fuori, ma è una cartina tornasole di che cosa sta accadendo qui dentro. Ed ecco che sempre quando noi affianchiamo io o Alessandro, quando affianchiamo una persona in un percorso di coaching o all'inizio, anche una conversazione, un evento, un corso introduttivo, sempre la prima cosa è quella di poter puntare gli occhi della persona ad avere un'esperienza della vita migliore. Migliore per noi è più calma, più neutra, meno reattiva. Un'esperienza dove non ci sentiamo costantemente minacciati da qualsiasi cosa lì fuori nel mondo, un'esperienza dove possiamo essere un po' meno reattivi e un po' meno spaventati e un po' più a nostro agio anche con tutto quello a cui non abbiamo ancora una risposta. Un'esperienza in cui noi usiamo spesso questa frase, in cui ci muoviamo nell'ignoto, cioè in quello che ancora non sappiamo, per poter trovare nuove risposte. Per me è bellissimo affiancare le persone in questo e vedere il relax che inizia ad esserci dentro un essere umano quando si rende conto che non è obbligato a prendere sul serio qualsiasi cosa gli passi per la testa. Quando questo inizia ad accadere, ecco che inizia quella che per me è un po' la seconda parte del mio lavoro, quella che va di pari passo, che è creare oltre i limiti di quello che credi possibile. E qui mi si accende proprio l'ispirazione, perché affiancare una persona e che questa persona inizi a scoprire cosa è in grado di fare oltre il suo pensiero di impossibilità, oltre la sua insicurezza, oltre quello che ha paura di non saper fare o ha paura di fallire è magnifico.
una delle ultime, la penultima sessione dell'anno che ho fatto con Laura, una mia coach fantastica, che saluto, ciao Laura. Laura mi ha fatto questa domanda, Chiara, tu parli spesso di questo creare, ma cos'è per te creare davvero? E è questo che vorrei conversare con te oggi, cos'è per me davvero creare oggi, 4 gennaio 2023, e cosa è stato fino a questo momento? Creare per me, un essere umano crea oltre i limiti di quello che crea, che crede possibile, quando comprende che il suo stato d'animo non ha niente a che fare con ciò che creerà. Quando comprende che scendere in campo, per me scendere in campo è proprio scendere nel campo della creazione, di dove ci sono le possibilità, agire, entrare nel gioco. Scendere in campo non ha a che fare con necessariamente avere il fuoco sacro dell'ispirazione che ci ispira, né col non avere pensieri di insicurezza dentro di noi, né con l'avere un'autostima alle stelle o siamo impossibilitati a creare se abbiamo un'autostima sotto le scarpe. Creare è, per me, comprendere che le azioni che noi andiamo a fare nel mondo, noi non sappiamo che risultato avranno. A volte speriamo che vadano a buon fine, a volte temiamo che non vadano a buon fine, ma nel momento in cui noi non siamo più spaventati di come ci sentiremo nel creare, quindi non siamo più spaventati se una persona ci dice no. Non siamo più spaventati se un'azione che facciamo non ha l'esito sperato. Non siamo più spaventati che se falliamo, oh Dio, cosa significherà di me come persona? Non siamo più spaventati del successo, perché a volte siamo anche spaventati del successo. Non siamo più spaventati. Ecco che scendiamo in campo e diventiamo dei giocatori e dei creatori migliori. E alla fine della serata, poco importa se scenderemo, avremo vinto per così dire la coppa della fine giornata o saremo in ultima posizione. Qualsiasi cosa sarà accaduta nel campo, per me il campo della creazione, avremo informazioni in più e saremo diventati dei giocatori migliori. Questo per me significa portare le persone a creare oltre il limite di quello che crea possibile. Ti faccio qualche esempio di cosa questo significa per me. Concretamente, per me significa quando una persona, per esempio, deve negoziare un accordo di lavoro e ha paura di farlo, perché ha paura di fare avanzare la propria richiesta e ha paura di che cosa accadrà se le diranno di no. Oppure, e improvvisamente riesce a farlo, a prescindere dal fatto che ha paura. Per me significa accompagnare una persona a fare una discussione spinosa, scomoda, con qualcuno che ama, con un membro della sua famiglia, con un amico, con un'amica, con un compagno, perché vuole delle cose diverse nella vita. E non farlo da quello spazio in cui ne abbiamo fin sopra i capelli e le cose sbottiamo e diciamo tutto quello che ci passa per la testa. Spesso la maggior parte delle cose sono inutili in quel momento lì che ci passano per la testa. Ma farlo con una sensazione di calma, di onestà, di autenticità, per creare relazioni autentiche, esponenziali, relazioni che ci spingono sempre di più ad essere noi stessi la persona che vogliamo essere. Per me, creare oltre il limite del possibile, stavo facendo questo esempio a una mia coachee con cui ho bevuto un caffè proprio qualche giorno fa. Creare oltre il limite del possibile significa rendersi conto che qualcosa che ci sembra impossibile, nel suo caso scrivere un libro, è impossibile nella nostra testa. Ma la realtà dei fatti è che spesso non ci siamo nemmeno messi a fare quella cosa che crediamo impossibile. Infatti la mia domanda di quante volte ti sei messa realmente a scrivere questo romanzo? Mai. Ma per lei è impossibile. E a volte il senso di impossibilità non è neppure basato su delle azioni concrete, non è neppure basato su dei dati oggettivi, è basato su una sensazione che tu hai, basata sul nulla e che non ha nessun riscontro nella realtà. Ed ecco che allora la sensazione che noi abbiamo di impossibilità viene da un pensiero di impossibilità che spesso trattiamo come reale e che è fatto di niente, di niente. E rendersi conto che spesso ciò che è possibile o impossibile è qualcosa che noi decretiamo nella nostra testa, basato sul niente, o basato su uno o due episodi della nostra vita in cui le cose non sono andate come noi abbiamo sperato o avevamo sperato, apre. E quando lo vediamo che è così, ecco che noi iniziamo a muoverci un passo, due, tre, oltre il limite di quello che credevamo possibile.
Ed ecco che iniziano ad aprirsi scenari nella nostra vita e improvvisamente ci troviamo a fare delle cose diverse perché dentro di noi abbiamo lasciato spazio a cos'altro è possibile, cos'altro è davvero possibile nella mia vita, anche se ho sempre creduto che non fosse per me, non fosse possibile, non ce l'avrei fatta. E attenzione, non ti sto dicendo che devi spingerti ad avere grandi sogni, perché ciò che credi possibile o impossibile può essere una cosa piccola o molto grande, ma quello che ho imparato stando accanto alle persone è che ognuno veramente ha dei desideri unici, importanti, a cui ad un certo punto sente di voler dar voce, dar vita, e non tanto perché senza quel desiderio non sarai felice, perché potrebbe essere che quel desiderio tu lo persegui e non si realizza, ma perché nel perseguire quel desiderio, nell'incamminarti in quella strada, nel scendere in campo, tu diventi un giocatore o una giocatrice migliore, un creatore o una creatrice migliore. Ed è questo quello che noi bramiamo nella vita. Scendere in campo e fare un'esperienza della vita meravigliosa, a oltre il limite di quello che crediamo possibile, a prescindere dal risultato finale. Mi auguro che questa conversazione ti abbia ispirato e se c'è qualcosa che dentro di te senti di voler iniziare a creare in questo 2023, beh, la prima cosa che posso suggerirti di fare è scriverlo. La seconda cosa che ti suggerisco di fare è, come dire, lasciar cadere tutti i pensieri di possibilità e impossibilità. E la terza cosa, più importante di tutte, che ti suggerisco di fare è scendere in campo e fare il primo passo per creare quella spinta, quel desiderio, quella cosa che ancora credi impossibile, ma che forse è più alla tua portata di quello che credi. Buon 2023 a tutti quanti voi. Continuerò a essere qui sulla pagina Facebook di Chiara Grandin, su YouTube, su chiaragrandin.com e presto sul sito Alessandra e Chiara che lanceremo quest'anno con un nuovo blog fresco fresco e dove ci saranno nuovi spunti per tutti voi. A presto e buon 2023!